Buonasera e bentrovato ai nostri amici telespettatori dagli studi di TV City per il sesto appuntamento con la rubrica culturale La storia oltre la storia, la nuova rubrica edita dalla emittente TV City che vuole essere un momento di approfondimento rispetto alla storia, una lettura che va al di là di quella che è la storia classica, ma una storia che vuole scoprire ed esumere storia soprattutto dagli aneddoti e anche dalla lettura degli autori. Continuiamo infatti il nostro appuntamento con gli scrittori. Questa sera è collegato con i nostri studi l'ingegnere nucleare Felice Vinci. Buonasera, ingegnere. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, bentrovato. Abbiamo il mio compagno di viaggio che incontro sempre nella presentazione degli autori, che è Edoardo Orma, appassionato studioso di storia antica. Buonasera a te, Edoardo. Sì, ciao, buonasera a tutti. Ci troviamo questa sera per presentare il libro dell'ingegnere Felice Vinci, che è Omero nel Baltico. Quindi continuiamo e continuano i nostri appuntamenti su una lettura interpretativa di un momento e di una pagina della storia tradizionale, che è quella che ha visto la nascita della civiltà, e quindi la culla della civiltà, quella mesopotamica, che la vede letteralmente traslitterata, se potessimo dire, completamente trasportata su altri lidi e su altre zone. Continuiamo con il filone d'indagine che vuole vedere la storia e l'inizio della civiltà umana nelle zone nordiche, in modo particolare vedere il felice Mediterraneo trasportato nel Mar Baltico. Buonasera, ingegnere, che cos'è Omero nel Baltico? Allora, Omero nel Baltico e il sottotitolo è Le origini nordiche dell'Odissea e dell'Iliade. Già è chiaro che io, studiando attentamente Iliade e Odissea, mi sono accorto quello di cui già si erano accorti in tanti prima di me, cioè delle stranezze sia geografiche, sia climatiche, sia di varie altre cose. Che escono, emergono quando noi collochiamo, come una tradizione bimillenaria, il mondo omerico in Grecia, nelle isole greche, nell'Anatolia e insomma nei luoghi classici. Invece, mi sono accorto, poi magari entreremo più nel dettaglio, che tutte le incongruenze geografiche, climatiche, in certo senso anche astronomiche, che ci sono nel mondo mediterraneo rispetto al dettato dei poemi omerici, si risolvono istantaneamente se noi collochiamo il mondo omerico, sia l'Iliade che l'Odissea, nel nord Europa, nell'area baltico-scandinava. E questo poi corrisponde, d'altra parte, al fatto che la prima civiltà, come dire, dell'età del bronzo greca, la civiltà micenea, per molti aspetti è una civiltà nordica, per cui supponendo che l'Iliade e l'Odissea non siano nate dopo l'inizio della civiltà micenea, cioè dopo il 1600 avanti Cristo, ma diciamo i poemi orali, le saghe orali nordiche da cui vengono l'Iliade e l'Odissea siano nate prima, dobbiamo immaginare una migrazione di Achei, di questi biondi Achei dal nord, dalla Scandinavia, per ragioni poi che vedremo anche perché ci sono ragioni, e scesero giù in Grecia, iniziarono la civiltà micenea, si tramandarono per secoli oralmente queste saghe, questi racconti, che sono racconti nordici in realtà per mille ragioni, finché poi nell'ottavo, nono secolo avanti Cristo qualcuno ha introdotto la scrittura alfabetica in Grecia e sono stati messi per iscritto, assemblati insieme e sono diventati l'Iliade e l'Odissea che conosciamo. Questa è la sintesi del mio lavoro. Quindi, ingegnere, lei sostanzialmente, ritessendo un momento le fila, prima di dare la parola ad Edoardo, perché so che Edoardo ha una serie di domande da porle, quindi il punto d'inizio del suo ragionamento è che secondo lei gli Achei, quindi il popolo degli Achei, sarebbe vissuto agli inizi del secondo millennio avanti Cristo, sarebbe stanziatosi, quindi sarebbe stato originario delle coste del Mar Baltico e a metà poi del millennio, per via di una mutazione climatica che sarebbe subentrato, che comunque sarebbe intercorsa per il irrigidimento del clima, e che poi via via sarebbero scesi verso le zone del Mar Nero e quindi poi del Esattamente. Mar Egeo, dando luogo a
una neocostituzione, ad una neofondazione di città che altro non sarebbe stata che la trasposizione di quell'antica pianta urbanistica con i nomi di quei centri, di quei borghi, sulle nuove coste, quindi sulla nuova culla della civiltà, ovviamente non però nelle medesime postazioni, dovute poi alla diversa conformazione anche morfologica dei due luoghi. Esatto. E questa è la teoria di base, giusto? È proprio così, ha fatto una bella sintesi del discorso. E in effetti... Prego. Do la parola subito ad Edoardo, perché so che Edoardo ci introduce poi nel merito del discorso, anche sul personaggio Mero, giusto Edoardo? Assolutamente sì, ecco, io ho comprato il libro di Felice che abbiamo qui, è un bel mattone di 700 pagine, tutto documentato con delle ricerche veramente approfondite. E quindi, diciamo così, una storia che non è parallela a quella che è il dato di fatto, anzi, l'ingegner Vinci sta facendo delle grandi ricerche per, anche da un punto di vista, diciamo così, che rientra proprio nei canoni della ufficialità del mondo accademico. E quindi pian piano un po' tutte le università, un po' tutti i filoni di ricerca stanno cominciando a studiare quello che sono le ricerche dell'ingegnere e stanno iniziando a confrontare rispetto a quello che è la realtà storica dei fatti. Ecco, ingegnere, ma lei come ha iniziato questa ricerca di questo mondo che si perde indietro nel tempo? Cioè nel 92, quando ha iniziato poi la sua prima stesura del libro, cosa l'ha spinta a questa ricerca? Allora, io prima di tutto sono stato un appassionato dei poemi omerici sin da ragazzo, e per cui c'è stata all'inizio la grande passione che ho sempre avuto sin da ragazzo, appunto. Quello che mi ha spinto all'inizio è stato, premesso che io già sapevo che c'erano grosse incongruenze geografiche, che gli antichi giustificavano il fatto che Omero è un poeta, non è un geografo. Per cui tutte le stranezze della geografia omerica venivano giustificate così. In realtà io poi, proprio nel 92, mi sono imbattuto in una frase di Plutarco, uno scrittore greco già del primo secolo d.C., il quale dice una cosa apparentemente stranissima. L'isola Ogigia, l'isola dove Ulisse venne tenuto prigioniero per 7 anni prima che potesse tornare ad Itaca, era la fine delle sue avventure. E poi prima di ritornare ad Itaca si fermò ad Ogigia e poi finalmente tornò ad Itaca con un viaggio che adesso vedremo. Bene, quest'isola, secondo Plutarco, sta in mezzo all'Atlantico, nel nord Atlantico, a 5 giornate di navigazione dalla Britannia, cioè dalla Gran Bretagna, che Plutarco conosceva benissimo, perché era proprio l'epoca della conquista romana della Gran Bretagna, dai tempi di Cesare in poi, ecco. A quel punto sono rimasto molto colpito da questa frase e ho pensato di fare una cosa, cercare di capire dove poteva essere Ogigia, questa Ogigia atlantica, in base a quello che dice Plutarco e a quello che dice anche Omero, perché ne parla. Allora, da tutto l'insieme è emerso che Ogigia è un'isola che doveva trovarsi, in base a ciò che dice sia Plutarco che Omero, nelle isole Faroer, che sono sperdute in mezzo all'Atlantico. A quel punto ho pensato una cosa, dato che Omero nell'Odissea descrive in maniera molto precisa geograficamente il viaggio di ritorno di Ulisse da Ogigia, prima verso la terra Scheria, la terra dei Peaci, e poi a Itaca, ho provato a far fare a Ulisse questo percorso via nave, anzi via zattera, che è il mezzo che usa Ulisse, per vedere che cosa succedeva. Partendo dalle isole Faroer, ho messo in zattera Ulisse, come dice Omero, ho seguito il tuo viaggio ed è emerso una cosa incredibile, tutto corrisponde in maniera straordinaria. Infatti, Ulisse viaggia verso est, infatti la dea Calipso gli dice di tenere a mano sinistra l'orsa, che indica il nord, perciò andare sempre dritto per dritto verso est. Praticamente fa un lungo viaggio di 18 giorni, praticamente, attraversando il mare sconfinato, Ponto Poreuon, dice Omero in greco, viaggiando nel mare sconfinato fino a che non vede le coste alte praticamente della terra Scheria, della terra dei Peaci, che s'alzava dritta come uno scudo nel mare nebbioso. E questa, se uno viaggia verso est partendo dalle Faroe, in effetti,
uno va a incocciare proprio la zona dei fiordi verso Bergen, dove tra l'altro, e questa è stata una cosa che ho scoperto proprio recentemente, c'è proprio un porticciolo chiamato Skjeriehamn, praticamente il porto di Skjeria è un porticciolo piccolo che io non avevo ancora notato, è un toponimo di una località turistica che sta vicino Bergen. Lì poi Omero fa scendere Ulisse verso sud col vento di Borea, costeggiando, fino a quando arriva veramente alla terra dei Feaci, che sta più in giù, dove c'è un fiume. In effetti c'è la zona dei fiordi, forse dovremmo tornare un po' indietro con le diapositive, c'è la zona dei fiordi che si trova praticamente lungo la costa norvegese, e poi in basso si arriva a una zona più bassa, ecco lì, la terra dei Feaci è proprio dove arriva la freccia alla fine, e lì c'è il fiume chiamato Figghio, che ricorda il nome dei Faie, che sono Feaci, e tutto corrisponde con ciò che dice Omero. Proprio addirittura lì c'è una cosa che è apparentemente strana, perché dice che il fiume che praticamente si ritrasse, tirò indietro la corrente, aiutò Ulisse a entrare dentro la foce, cosa che già gli antichi greci dicevano che era impossibile, perché i fiumi viaggiano sempre verso il mare. Ma così si spiega immediatamente, perché è la grande marea dell'Atlantico che ogni 6 ore inverte il senso della corrente, e praticamente il mare penetra anche per molti chilometri nell'interno della costa. Perciò anche in questa è una prova del fatto che siamo in un mondo nordico atlantico. Poi da lì Feaci accompagnano Ulisse a Itaca con un viaggio abbastanza breve, e anche lì l'arcipelago di Itaca è sempre stato considerato un grande mistero dagli studiosi. Più che altro dicevano appunto, Ulisse non è un geografo, perché la descrizione accuratissima delle le indicazioni che Omero dà delle isole attorno ad Itaca, le isole Ionie le conosciamo molto bene, non hanno niente a che vedere con la descrizione delle isole attorno all'Itaca di Omero. Se voi vedete Itaca, per esempio, sta a est di Cefalonia, poi c'è l'Equas a nord e Zante o Zacinto a sud. Nel mondo invece di Omero, Itaca è la più occidentale di un gruppo di isole in cui c'è un'isola lunga chiamata Dulichio, che vuol dire lunga in greco, infatti, cioè che non esiste assolutamente nel mondo greco. Ma se voi andate alla prossima diapositiva, si allarga il cerchietto, trovate Langland, che vuol dire isola lunga, eccola lì, Langland, che vuol dire Long Island, in pratica l'isola lunga Dulichio, l'isola lunga tradotta proprio in danese, e poi le altre isole che corrispondono perfettamente. Pensate voi che questo arcipelago danese del sud Fionia è l'unico al mondo che corrisponde esattamente a tutte le indicazioni che Omero dà, mentre invece con le isole Ionie, se voi prendete anche sulla Treccani, Itaca, vedete che non ci capisce bene, anche perché poi vedremo tra un attimo che anche la topografia di Itaca, che Omero descrive molto bene nell'Odissea, non ci azzecca niente con la topografia dell'Itaca greca. Cioè l'Itaca greca è una trasposizione, come fanno tutti i migranti che quando cambiano paese cercano di portare i loro toponimi in un altro posto, i loro nomi di luogo, come hanno fatto gli inglesi nell'America del Nord, gli spagnoli nell'America del Sud, anche i francesi nell'America del Nord francese in Canada. Esattamente così hanno fatto gli Achei, i biondi Achei nordici, scendendo dalla Scandinavia, si sono collocati in Grecia per ragioni climatiche, perché il clima a un certo punto è crollato lassù e se ne dovevano andare, e praticamente hanno poi riproposto in Grecia una civiltà che è venuta poi dall'incrocio di una civiltà nordica con le civiltà più evolute, meno barbariche, più avanzate del bacino del Mediterraneo. Infatti noi troviamo nelle prime tombe micenee moltissima ambra baltica che gli era arrivata perché se l'erano portata appresso. Dopo un po' nelle tombe successive non si trova più l'ambra, perché gli era finita praticamente. E infatti l'ambra apparirà molto tempo dopo con la via dell'ambra, che però non è immediata, verrà dopo molto tempo. Così anche vale per le spade, si trovano tante spade micenee nelle prime tombe che corrispondono esattamente alle spade danesi dell'età del bronzo. Voi sapete benissimo il disco di Nebra, le spade di Nebra sono identiche a quelle del nord Europa. Cioè abbiamo un insieme, un'intersezione di dati, questo è solamente un primo assaggio perché potremmo parlare per ore e ore, naturalmente non possiamo certo parlare qui di 700 pagine di un libro, ma è tutto un insieme di dettagli che portano alla stessa conclusione.
Infatti, ingegnere, mi stimola a una domanda, mi suggestiona su questo punto. Lei ha detto che la passione e l'interesse per le vicende omeriche, quindi lo studio che può derivare da una possibile trasposizione dei poemi omerici dal bacino del Mediterraneo al Mar Baltico, parte dagli anni, penso, del liceo, quindi dalla gioventù, avendo approcciato l'Ilia dell'Odissea e quindi lo studio della letteratura greca. Ebbene, dalla critica letteraria sappiamo che gli studiosi, i grammatici, ma soprattutto i critici, hanno definito l'Ilia dell'Odissea come due codici tribali, ossia due bibbie di un sistema di vita, di un sistema di cultura che era proprio specifico e tipico di un determinato periodo, di una determinata geografia. Allora io pongo questa domanda. Ciò che emerge dalla lettura di quel codice tribale, quindi quel codice tribale, quel sistema di usi e costumi, secondo lei è ravvisabile, è applicabile proprio di una civiltà mediterranea o di una civiltà baltica? Perché dalla lettura sembrerebbe essere l'espressione comunque tutto al più di un popolo che è più vicino a quello che sono usi e costumi mediterranei anziché quelli baltici, se vogliamo dare credito alla teoria del codice tribale. Ma, rispondo subito. Faccio una piccola premessa per dire quale fu il mio primo innamoramento di Omero. Quando ero bambino la mia maestra mi regalò un libro che allora già ai miei tempi era già antico, risale ai primi del Novecento, scritto da Laura Orvieto, una scrittrice milanese, intitolato Storia della storia del mondo, in cui viene raccontata l'Iliade ai bambini. Quel libro per me è una reliquia. Pensate che dopo oltre 100 anni ancora si trova nelle librerie, l'ho regalato a tutti i figli e i nipoti dei miei amici, perché è una introduzione ad Omero, un piccolo classico, un gioiello bellissimo che anche per gli adulti è molto bello da leggere, Storia della storia del mondo, e dopo 100 anni ancora è un evergreen, per come la chiamano adesso. Ma adesso torniamo un attimo alla domanda. Praticamente gli usi e costumi di questi achei omerici, come appaiono sia dell'Iliade che l'Odissea, come poi l'ho descritti proprio nel libro, no, perché mi ci sono soffermato a lungo, in realtà corrispondono a tutta una serie di cose che hanno a che fare proprio con il nord. Per esempio, abbiamo dei libri in cui si parla delle civiltà barbariche che invasero l'impero romano dopo la fine dell'impero, con la fine dell'impero, i Longobardi, per esempio. Ci sono molte correlazioni tra il modo dei Longobardi di trattare gli schiavi, di fare le loro assemblee, eccetera, e il mondo omerico, così come con i vichinghi in particolare, ancora di più. Ho trovato una serie incredibile di correlazioni sul campo dei loro usi, costumi, socialità, modo di mangiare. Il mangiare dei vichinghi era a base di pane e grandi quantità di carne, esattamente come fanno gli achei omerici, che nelle loro mense, mai nelle loro mense esiste né fichi né frutta, niente. E vi pare possibile mai che una civiltà greca senza fichi, senza olive, ma anche l'olio veniva usato come olio detergente, come adesso ci sono gli oli solari, viene usato da Nausica per tagliare la Ulisse, che poi ci si rinfresca la pelle perché era tutto pieno di salsedine, ma l'olio non viene usato per condire l'insalata, ma adesso vi faccio un esempio ancora più tipico. Tutti gli studiosi si sono meravigliati del modo con cui Omero fa combattere i suoi eroi dal carro, premesso che ancora al tempo di Omero non si combatteva direttamente col cavallo, non esisteva la cavalleria come intendiamo noi, esisteva il carro tirato da due cavalli praticamente, c'era il cocchio di guerra, il carro di guerra tipico. Bene, tutti gli studiosi hanno notato come Omero è accuratissimo nella descrizione dei fanti, delle battaglie a piedi, ma apparentemente diventa un asino perché dice: nessuno ha mai visto combattere così gli eroi omerici, perché gli eroi omerici non combattono dal carro, ma il carro, come dice Moses Finlay, lo usano come un taxi per spostarsi sul campo di battaglia. Quando arrivano al punto di combattere, saltano giù dal carro, l'auriga glielo tiene vicino per essere pronti nel caso di mala parata a squagliarsela. Dopodiché combattono a piedi, dopodiché risalgono sul carro e vanno da un'altra parte. Bene,
tutti gli studiosi sono concordi nel dire che mai né in Grecia né nel Medio Oriente si è combattuto in questa maniera. Bene, noi invece sappiamo da Giulio Cesare che quando andò proprio, sbarcò nel Kent praticamente, nell'Inghilterra meridionale, parla del cervello gallico, rimase sorpreso di questa tattica di combattimento dei britanni, che arrivavano col carro, scendevano, combattevano a piedi, poi salivano sul carro velocissimi e se ne andavano da un'altra parte. E questo ha messo addirittura quello che era l'esercito più forte del mondo allora, l'esercito romano, venne messo a mal partito. Questo lo dice lo stesso Cesare, perché non erano abituati a questo tipo di combattimento. Questo tipo di combattimento in realtà era rimasto dall'età del bronzo nordica, era rimasto in Inghilterra, perché essendo un'isola non si erano mai aggiornati. Perciò con un vecchio sistema di combattimento i romani, che avevano un sistema molto più evoluto, però si trovano a mal partito. Infatti Cesare dice, con il suo modo di dire telegrafico, in questa maniera i britanni hanno la stabilità dei fanti e la mobilità della cavalleria, che è esattamente quello che accade in Omero. Questo è un esempio classico di come in realtà noi Omero è una fotografia dell'età del bronzo nordica, sia nel modo di combattere, sia nel modo di trattare gli cosiddetti schiavi, che in realtà erano dei servi, e molto i servi di Omero si potevano sposare, avevano anche una loro proprietà privata, facevano anche i loro affari, purché praticamente poi obbedissero al loro, come dire, datore di lavoro, cioè non erano schiavi come le intendiamo noi. E questo è esattamente il modo vichingo, perché io mi sono studiato proprio il parallelismo con i vichinghi, tutto questo sta nel libro, è esattamente lo stesso discorso. Edoardo, hai qualche domanda? Sì, sì, diciamo così, noi quando ricordiamo appunto l'Ilide, l'Odissea, abbiamo spesso il ricordo di Ulisse, che fondamentalmente, come hai detto tu prima, fa lunghi viaggi e diciamo così, nel mondo ancora occidentale, qui dalle nostre parti, lo vogliamo che giri un po' in Italia, un po' in Grecia, un po', invece tu lo collochi appunto nel nord del mondo, giusto? Mi sembra di aver capito così nel tuo libro, vero? Sì, possiamo fermarci un attimo su questo argomento, che è chiaramente molto appassionante, naturalmente, perché buona parte di ciò che uno ricorda di Omero, della scuola, poi sono i viaggi di Ulisse, che poi oltretutto non è neanche tutta l'Odissea, è solo 8 libri dell'Odissea su 24 che parlano bene o male di Ulisse che viaggia, e di cui 4 soltanto sono quelli dei viaggi veri e propri. Comunque, in realtà, qualche studioso ha notato come Ulisse, secondo gli studiosi che si sono susseguiti nei secoli, avrebbe toccato tutto il Mediterraneo, cioè non esiste nessuna località sicura, perché tutte sono comunque località molto mitiche. Se uno invece va a collocarsi proprio in quel mondo nordico, uno trova tutta una serie di corrispondenze straordinarie. Per esempio, quello che già gli antichi si erano accorti, e infatti c'è stato un certo Cratete di Mallo nel secondo secolo avanti Cristo, disse che probabilmente eravamo ad alte latitudini, il fatto che le strigoni stanno e praticamente hanno giornate lunghissime e notti brevissime. Per cui già questo a molti li ha messi, per esempio Robert Graves, che scrive appunto sui miti di Ulisse, dice probabilmente lui era un antico mito che veniva dalla Norvegia. Ma il problema è che si può fare proprio una sequenza di corrispondenze, e in particolare, dopo essere stato dalle stregoli, dove ci sono queste giornate lunghissime estive, Ulisse arriva addirittura nell'isola di Circe, e appena scende dalla nave deve dire desolata ai suoi compagni la cosa più triste che un comandante di nave dice ai suoi: dice, ragazzi, qui non sappiamo più dove il sole sorge e dove tramonta, perché siamo nella terra del sole di mezzanotte. Questo è il punto, siamo nella terra del sole di mezzanotte. Infatti poi dopo Ulisse incontrerà l'isola del sole Iperione, che ci hanno studiato tanto per capire che significa, ma già in quarto ginnasio si studia che Iperion vuol dire quello che va al di sopra. Il sole Iperione non è altro che il sole di mezzanotte, perché per 2 mesi nelle isole artiche il sole va al di sopra dell'orizzonte, Iperion. Ma addirittura di questo c'è una prova geografica, perché esiste la prima mappa del nord Europa, del Baltico e della Scandinavia, la fece Adamo di Brema, che era uno
studioso tedesco attorno all'anno 1080, cioè 1000 anni fa quasi. Nella mappa di Adamo di Brema si vede proprio la costa della Norvegia e si vede a un certo punto scritto Ciclopes e Insula Ciclopum lì davanti, l'isola dei Ciclopi. Cioè i Ciclopi, secondo Adamo di Brema, stavano sulla costa norvegese. Il bello è che questa cosa poi me l'ha detta un mio caro amico Fabio Toncelli, che poi è un grande regista di documentari, il quale mi telefonò una mattina per dirmi: guarda che tu avevi collocato nelle primissime edizioni di Omero nel Baltico Ulisse lassù sulla costa norvegese, e t'ho pure trovato la mappa, perché me l'ha trovata lui questa mappa guardando da altre cose. E praticamente non solo in questa mappa, non solo Ulisse viene correttamente messo sulla costa norvegese dove io l'avevo messo prima di vedere la mappa, ma solo basandomi su ciò che diceva l'Odissea, ma sulla costa baltica c'è la terra feminarum, cioè la terra delle Amazzoni. Questo poi lo dice Adamo di Brema stesso quando parla di questa mappa, dice la terra feminarum è la terra delle Amazzoni. Beh, anche questo ha a che fare con l'Iliade, perché nell'Iliade Priamo da giovane combatté contro le Amazzoni, e dato che poi, come vedremo, Troia è messa nel Baltico, che ci siano le Amazzoni sul Baltico, come dice Adamo di Brema, fa quadrare i conti. Cioè, evidentemente, questo dice anche un'altra cosa, che nel mondo nordico c'era un'antichissima tradizione orale che si era trasmessa fin dall'età del bronzo oralmente, attraverso le saghe e altri racconti che noi non abbiamo perduto, che era arrivata fino ad Adamo di Brema, che fa quella mappa basandosi anche su questi dati. Perciò c'è come una prova provata un'altra convergenza straordinaria di questa cosa. Ecco, ingegnere, a proposito di prove provate, quindi di testimonianze, noi sappiamo che la storia, se vogliamo, ecco, parlavamo di testi classici, parliamo di scuola classica, e scuola nella ricostruzione della storia ce la insegna Tucidide, che diversamente da Erodoto diceva che la storia è attendibile quando procede sui ta pragmata, cioè sui documenti, sui fatti, sull'attendibilità delle notizie. E per noi le notizie sono quelle che ci vengono fornite o dal materiale documentaristico o dai documenti che la storia ci lascia attraverso i reperti archeologici. Una visione più romantica della storia sarebbe quella di Erodoto, che insomma mischia sia cose sacre che cose profane, cioè volendo dire che mischia sia il sentito dire, unisce al sentito dire della tradizione che riporta con verisimiglianza o con attendibilità storica anche quello che riesce a mescere e a guardare con i propri occhi. Però le testimonianze della storia che noi reputiamo tali e certe sono quelle dell'archeologia, sorella e grande interprete del momento storico. Dalle indagini archeologiche sembrerebbe però che sulle zone da lei individuate come quelle che hanno visto la nascita e gli albori di queste società, che sono state molto bene descritte nei poemi omerici, durante il periodo da lei individuato per l'allocazione e il posizionamento di queste civiltà, lì ci sarebbe stata ancora una fase neolitica e non propriamente una fase di età del bronzo, considerata dai reperti che sono usciti più che altro resti di vasellame, quindi di ceramiche, anziché di bronzi, che invece sarebbero i materiali più propriamente corrispondenti alla fase poi evolutiva descritta dai poemi omerici. Come spiega questa apparente discrepanza, o come collima il suo pensiero su questi dati? Ben detto. Allora, una delle persone che più ha sostenuto la mia teoria è un'archeologa altoatesina, archeologa professionista dell'età del bronzo, che si chiama Alessandra Giumbliamair. Anzi, se poi sentirà la trasmissione, le faccio tanti auguri, perché siamo ottimi amici. Lei ha sempre sostenuto questa cosa, perché tra l'altro mi ha anche detto che sono in fase di revisione queste datazioni. Perché? Per l'età del bronzo nordica allora c'è una cosa di base: l'età del bronzo nordica e l'età del bronzo micenea hanno vari punti di contatto, per cui per esempio l'età del bronzo del Wessex, dell'Inghilterra meridionale, quella di Stonehenge praticamente, che però è molto più antica, ci sono molte corrispondenze. Allora, si è sempre dato per scontato il fatto che l'età del bronzo greca debba aver influenzato quella nordica. Invece, il problema è che è avvenuto esattamente il contrario, ma l'età del bronzo nordica è più antica, tant'è vero che, per esempio, è stato scoperto recentemente
e infatti non se ne parla, se voi cercate su internet non trovate quasi nulla, hanno trovato una antichissima città sul golfo di Botnia, nell'area di Härnösand, che si chiama Viestamon, scritto Viestamon con la J iniziale, B-J Astamon. Bene, questa città, che ha circa 2 chilometri quadrati, è enorme e sembra che abbia un piano regolatore, siamo in Svezia, una Svezia di molti anni fa però, è stata datata al 2800 avanti Cristo. Chiaramente questo mette in crisi completamente l'idea che le civiltà urbane siano nate nel Mediterraneo, mentre invece si è capito anche che lassù praticamente era il centro di contatti, siamo nel Golfo di Botnia, molto a nord, ma tutto questo bisogna inserirlo in un clima molto diverso da quello attuale. Siamo nell'ottimo climatico post-glaciale, che è cominciato attorno al 6000 avanti Cristo e poi è finito proprio attorno al 2000, e per cui praticamente era quasi una sorta di Mediterraneo nordico questo Golfo di Botnia, forse non proprio, comunque molto meno rigido di adesso, forse un clima di tipo francese se vogliamo. Per cui questo è già un primo indizio, che non è un indizio, perché questa cosa me l'ha segnalata proprio la Giulia Mair, dicendomi appunto che si preferisce non parlarne, infatti troverete quasi nulla, però poi vi potrò anche dare delle indicazioni più precise per trovare qualcosa, solo in lingua svedese, non in inglese purtroppo. Ma un altro esempio è più recente, quel che ha fatto molto scalpore sui giornali, la battaglia del fiume Tollense o Tollense, nella Germania settentrionale, vicino alla Danimarca, ma in Germania, sul Baltico, a qualche chilometro dal Baltico, hanno trovato una valle con i resti di un'enorme battaglia che, secondo gli studiosi, ha cambiato completamente l'idea di che si aveva del nord, perché era stata una battaglia che, in base agli studi che hanno fatto, ai tipi di armatura di questi signori, hanno studiato anche quello che mangiavano, hanno fatto delle autopsie, insomma hanno lavorato molto su questo, ed è emerso che doveva essere un esercito di professionisti, erano due eserciti molto grossi, di professionisti anche che venivano da molto lontano, perciò l'idea un po' arcadica che il nord era un luogo dove ancora siamo intorno al 1200-1300 avanti Cristo, praticamente era molto arretrato, è stata completamente distrutta, e questa è una cosa recente. D'altra parte, sempre nel nord della Germania, sapete che è stato trovato una ventina d'anni fa il disco di Nebra con le spade di Nebra, che inizialmente è stato datato al 1006, adesso si tende a datarlo un po' indietro, forse anche nel 1007 o forse ancora più indietro. Quelle spade di Nebra sono identiche a quelle micenee, e io ho fatto notare, perché non se n'è accorto nessuno ufficialmente, che il disco di Nebra corrisponde alla parte centrale dello scudo di Achille, che era fatto di 5 strati formati da 5, strati sovrapposti metallici. Quello centrale era d'oro, quelli esterni erano di bronzo più piccoli e quelli interni in stagno praticamente, e lo strato centrale circolare corrisponde perfettamente al disco di Nebra, per cui anche lì, e siamo almeno al 1600 avanti Cristo, per cui tutte le datazioni sono praticamente in progress, si debbono fare delle modifiche. So che l'archeologia tende, e in questo senso hanno anche ragione, ad essere piuttosto conservatori, andarci piano, però devo dire che le attuali cronologie risalgono al Montelius, che fu il primo 200 anni fa a parlare di età del bronzo, perché l'età del bronzo greca venne scoperta dopo quella nordica. L'età del bronzo nordica lui la datò, e con i mezzi che aveva allora fece dei miracoli, e praticamente ancora siamo allo schema suo. Ma praticamente nel frattempo sono emerse tante cose, per esempio una cosa che è stata scoperta proprio a Stonehenge, su uno dei Sarsen, dei grandi monoliti di Stonehenge, hanno trovato il graffito di un pugnale che è identico ai pugnali micenei negli anni 50, perché poi quando c'è il sole radente si vede l'ombra, e hanno trovato proprio questo, perciò praticamente, infatti, già il professor Stuart Pigott, grande archeologo, purtroppo è mancato ormai da molto tempo,
fa notare, come ha fatto notare, come c'era proprio una corrispondenza tra l'età del bronzo del Wessex e mondo miceneo. E ci sono una serie di corrispondenze di cui poi parlo ampiamente nel libro, e anche in particolare il professor Colin Renfrew, che è il grande decano dell'archeologia britannica, diventato Sir per ragioni, come dire, di archeologiche, per ragioni scientifiche, ormai ha più di 90 anni, però è ancora il decano di Cambridge. Lui scrive nell'ultimo suo libro, che sta nella bibliografia di Omero nel Baltico, che io praticamente ho ripreso parecchie volte, come tutta l'attuale costruzione cronologica del mondo nordico si sta ribaltando, e molte cose devono essere riviste proprio in funzione del fatto che Carbonio 14 ha dato molti scrolloni al vecchio sistema. E vi dirò una cosa recentissima: se voi cercate in inglese, la Wikipedia inglese è molto più aggiornata e, ahimè, molto spesso più seria della nostra, perché è fatta da grossi professori. Sulla Wikipedia inglese, Nordic Bronze Age, età del bronzo nordica in inglese, trovate, questa è stata un'inserzione recentissima di quest'anno, che hanno veramente, scrivono come l'età del bronzo nordica è molto simile all'età del bronzo micenea, che è quello che io mi sto sgolando da dire da più di 20 anni, e somiglia anche al mondo vedico, cosa che io avevo pure detto, perché anche nel mio libro parlo dei Veda, perché nella mia ricostruzione il mondo vedico, il mondo del Mahabharata, del Ramayana, eccetera, che, cioè dei primitivi Arya, che arrivano praticamente in India, più o meno all'età in cui Micenei arrivano in Grecia, perché c'è tutta una discesa di indoeuropei che arrivano da dove non si sa, ma io sono convinto dal nord. Già qualche il bramino indiano Tilak, il Bal Gandada Tilak, che è stato il precursore di Gandhi, ha scritto un bellissimo libro, la sede artica nei Veda, che si trova ancora nelle librerie. Nella sede artica dei Veda lui dimostra come i 1028 inni del Rig Veda sono inni calendariali, questo è una sequenza calendariale annuale, e ci sono dei momenti in cui si parla di sole di mezzanotte, guardate, di momenti in cui si parla del buio della notte sostiziale del polo, altri momenti in cui si parla di albero tanti, che è un fenomeno tipico dell'estremo nord, che si ritrova anche questo nell'isola di Circe, ed è interessantissima la correlazione. Praticamente Tilak che conclude un secolo fa che i suoi antenati Aria venivano da una terra che stava a nord del circolo polare, e chiaramente in un periodo in cui faceva molto più caldo di adesso, che praticamente quella zona era abitabile. Poi è arrivato il gelo e praticamente quella zona è diventata una tundra. Impraticabile, sarebbero scesi nelle culle del Mediterraneo. Edoardo, sì, qualche altra domanda? Sì, ingegnere, nel suo libro, diciamo così, fa riferimento sempre a questo mondo del Baltico parallelo al mondo greco, soprattutto per esempio sulla città di Troia, no? Noi sappiamo che c'è stato lo Schliemann, più di 100 anni fa, che disse di aver scoperto la città di Troia, diciamo così, in una zona diversa dove lei la indica. Quindi, dov'è la verità? Si trova nel mondo del Mediterraneo o nel Baltico, come lei afferma? Questa è una domanda chiave. Allora, Schliemann affermò di avere trovato Troia dove in realtà già gli antichi credevano che fosse, cioè praticamente in Asia Minore davanti ai Dardanelli, e lui trovò vari strati, e sappiamo tutti più o meno la storia di Schliemann. Il problema è che Troia rispetto al mare è collocata in maniera completamente diversa, perché ci sono stati dei carotaggi fatti negli anni 70 in base ai quali risulta che davanti a quella, la Troia di Schliemann, alla collina di Sarlik, per chi si ricorda questo nome, no? Dove hanno trovato la Troia di Schliemann, nell'età del bronzo stava proprio davanti al mare, stava proprio sul mare, e per cui praticamente il campo di battaglia non c'era più. Invece il nostro Omero è chiarissimo nel dire che Troia stava su una collina, in una zona collinare, a una certa distanza dal mare, e poi c'era la valle del fiume Scamandro che arrivava fino al mare, ed è in questa valle che troviani e Achei il loro campo di battaglia. Perciò era completamente diversa. Ora, appunto, però,
Recentemente il professor Korfman ha fatto una serie di scavi a Troia, adesso è mancato, lui ha cercato di sostenere in tutti i modi che quella era veramente la Troia di Schliemann, perché poi ai tedeschi guai a chi gliela tocca. Però un suo collaboratore, che adesso è professore di archeologia all'Università di Colonia, si chiama Hertel. Il professor Hertel ha scritto un libro chiamato Troia, tradotto anche in italiano con il mulino, dal mulino, in cui lui nega recisamente che la Troia omerica abbia nulla a che fare con Star Trek, per tutta una serie di ragioni, le tira fuori tante, c'è un libro intero in cui dedica al fatto che la Troia omerica è solo una riproduzione, come tutte le città praticamente che gli Achei hanno trapiantato nel Mediterraneo, poi vedremo anche meglio come la cosa, praticamente è solo una, è una delle tante ragioni qual è? L'Ellesponto comunque, che il e comunque rimane lo stretto dei Dardanelli, per Omero è l'Ellesponto infinito, il grande Ellesponto, il vasto Ellesponto, ed è stato proprio quello che me l'ha fatto trovare, perché di un vasto Ellesponto parla uno scrittore danese del XII secolo, Saxo Grammaticus, si sa il nome latino perché in realtà non si sa, era praticamente un coltissimo praticamente vescovo della neonata Copenaghen. Lui praticamente mette un popolo di Ellespontini nell'Esponto nel Baltico orientale, e praticamente si capisce che il suo Ellesponto, che poi è il vasto Ellesponto di Omero, corrisponde praticamente al Golfo di Finlandia. Per cui a questo punto io dovevo vedere se Troia si trovava a nord o a sud del Golfo di Finlandia, cioè si trovava verso la Finlandia che sta a nord, oppure a sud che è in Estonia. E però c'è un passo di Omero del ventunesimo libro dell'Iliade in cui emerge chiaramente che dal gioco dei venti di cui parla la dea Era, praticamente Troia stava a nord del mare, cosa che praticamente cambia anche tutto il discorso relativo a Issarlik, ma lasciamo perdere. Allora, andando a guardare nella Finlandia meridionale, nella zona ovest di Helsinki, proprio in quella zona che praticamente corrisponde a quello che dice Omero, troviamo decine di nomi di località che hanno i nomi degli alleati dei troiani e delle città vicine a Troia. Se poi uno si sposta un po' verso oriente, al di là di Helsinki, non trova più nulla. Addirittura troviamo Caria, che sono i Cari, gli Occhi, che sono i Lici, Reso, che era un eroe che combatte con i troiani, Tenala, che è Tenedo, Ascainen, che sono gli Ascani, Chicoinen, che sono i Ciconi, e in mezzo a questo cluster, a questo blocco di nomi, di località, tutte che ricordano Troia, e poi al di fuori non c'è più nulla, c'è una Toia. Ma il problema di Toia qual è? Che la sua collocazione, che ha due fiumi, le alture alle spalle e il mare davanti, corrisponde esattamente a ciò che si dice di Troia Omero. Cioè corrisponde in maniera incredibile, addirittura c'è una collinetta lì vicino che si chiama Cavasto, che poi in un convegno che abbiamo fatto con degli studiosi proprio lì, io poi me ne andai in Estonia a fare il turista, loro sono andati a guardare il territorio e furono loro che mi dissero, trovarono questa Cavasto e a quel dove praticamente sembrava che ci fosse qualcosa che corrispondeva in particolare. E io poi mi sono accorto che Cavasto, che non significa nulla in finlandese, è una parola insensata in finnico, in greco antico la radice caio o cavio, cav, vuol dire ardere, bruciare, incendiare, infatti in italiano cauterizzare, caustico, deriva da quella radice. Astu, dal verbo caio. La cav, astu, astu in Omero vuol dire città, mega asti Priamo, io vuol dire la grande città di Priamo. Perciò Cavasto vuol dire la città incendiata, e sta a 1 chilometro dall'attuale Toia, su una collinetta proprio lì. Io da tempo mi sto battendo perché in quelle colline, potrebbe essere Cavasto una accanto, con pochi soldi, con poche migliaia di euro, si potrebbero fare dei carotaggi, e come mi ha detto un amico archeologo, il professor Maréchal francese, praticamente se poi si trovasse uno strato di cenere in fondo, datando quella cenere con radiocarbonio, si potrebbe vedere immediatamente se abbiamo a che fare veramente, che quadra tutto. Io ne sono convinto perché sono troppe le cose che vanno a quadrare con questo discorso, basterebbero pochi migliaia di euro di spendere lì per arrivare a sapere una verità. Comunque forse non c'è la voglia di scoprirlo,
vanto di questa cosa e prima o poi ce la farò. Ingegnere, a proposito di Troia, mi viene allora una domanda, stavo pensando a quello che lei diceva, è ottima la definizione, la possibile etimologia di Cavaso, del fillico Cavaso, che potrebbe derivare dalla radice del verbo caio, che in greco significa bruciare. Però se lei dice che i poemi omerici, ovvero quanto al contenuto dei poemi omerici, è una fotografia più o meno limpida, quindi possibile, di luoghi che sarebbero stati collocati sulle coste baltiche anziché su quelle del Mediterraneo, a proposito di Troia e della guerra di Troia, dovremmo ricordare che alla base della guerra c'era il rapimento della famosa Elena. Quindi questo motivo, che apparentemente è mitologico, apparentemente è un motivo di, possiamo dire, di comodo e di utilità letteraria, andrebbe a trasformare anche il carattere e andrebbe a trasformare i lineamenti di questa donna, che non sarebbe più la greca Elene, ma sarebbe una donna a questo punto di nazionalità vichinga, barbara. Perfetto, ha centrato il problema. Infatti, ottimo, sia nei miti vichinghi che nei miti celtici, il rapimento di una regina comporta una guerra. Si trova sia tra i miti vichinghi che in quelli celtici. Ma perché? Perché in pratica, se la moglie scappa, il marito, vabbè, dopo un po' si rassegna e se ne trova un'altra. Perché realizza una coalizione d'eserciti per andarsela a prendere? Se uno legge attentamente la mitologia greca, che poi a questo punto forse ve lo dirò dopo, non è altro che la memoria di questo mondo nordico, tutta la mitologia greca, la memoria del mondo nordico, che questi achei si trasmisero l'uno una generazione dopo l'altra per ricordarsi la patria perduta, praticamente la... E stavo dicendo, sì, appunto, di Elena, questo mito in realtà diventa la vera ragione, perché c'era una ragione politica, perché Elena era in realtà la titolare del regno di Sparta, così come Clitennestra, moglie di Agamennone, era la titolare del regno di Micene, perché le due sorelle l'avevano avuto in dote dai loro padri. In realtà, Menelao e Agamennone erano due principi consorti. Nel momento in cui Elena si sposa Paride, cosa che si è sposata con Paride nell'Iliade, risulta sposata con Paride, di fatto Paride era di fatto era il re di Sparta, cioè il povero Menelao rimane senza pensione. A quel punto è chiaro che tutti i re si coalizzano, compresa Agamennone, che aveva anche lui la moglie che se lo mollava e poi gliela farà pure pagare cara la moglie a lui, praticamente anche lui rimaneva senza la dote. Per cui praticamente si coalizzano perché c'era un precedente enorme. D'altra parte il mito di Elena si ritrova, e questo è un altro, ci possiamo parlare per una mezz'ora solo di questo, ci ritrova anche nei miti dell'Estonia. Nell'Estonia il mito di Elena, nel Kalevi Pog, che è una specie di Kalevala non finnico ma estone, si trova un mito che gli studiosi hanno paragonato al mito di Elena, in particolare il professor Kereni l'ha paragonato. E inoltre c'è un'altra cosa, il luogo dove Elena... Nel terzo libro dell'Iliade, Paride dice a Elena con fare molto seduttivo per ricordarle, aveva fatto una brutta figura con Menelao, di ricordare il loro primo incontro. Loro fecero l'amore la prima volta nell'isola Cranae, dopo essere fuggiti di corsa da Sparta, perché se tornava Menelao, insomma, non era simpatica la situazione. Non era proprio opportuna la scena. Era il massimo, è come dire, allora, dov'è che sta Cranae? Questo me l'ha suggerito, perché il mio lavoro poi è stato un lavoro corale, me l'hanno dato tanti suggerimenti, tanti amici. Il traduttore danese del mio libro, è stato tradotto in danese il libro, il traduttore danese, che è una carissima persona, mi ha fatto notare come c'era un toponimo chiamato Kraneled in un'isola che nella mia ricostruzione del mondo baltico sta proprio davanti a Sparta, che è l'isola Mon, dove adesso c'è un bellissimo parco nazionale. Se qualcuno va in Danimarca quest'anno, l'anno prossimo, vada lì, perché sono, cioè, ci sono scogliere, dei cliff alti più di 100 metri di gesso, bellissime, e questo spiega il nome. Cranae in greco vuol dire rocciosa, ma dire che un'isola è rocciosa in Grecia non significa nulla, perché sono tutte rocciose. Invece il piatto mondo baltico, che è un mondo molto basso, questi cliff alti più di 100 metri con queste rocce bianche sono fantastici e stanno proprio lì davanti a quella che era l'antica Sparta. Per cui è come se Paride ed Elena scappano da Napoli e si vanno a fare il loro weekend amoroso a Capri, tanto per rimanere nel tema.
Quindi, ingegnere, ripetizione di miti, così come è stato ripetuto anche il mito biblico del diluvio nel mito di Gilgamesh, quindi una ripetizione quasi sulle stesse linee, ovviamente con le sfumature diverse delle diverse civiltà. Proprio così, proprio così. Praticamente tutti i miti poi si rincorrono e si ritrovano, ma qualcuno potrebbe chiedersi però, ma come mai gli antichi greci avevano perso la memoria di questa loro patria perduta? E noi, anche qui si può dare due risposte. Una, in realtà la civiltà micenea si continuava a tramandare questa memoria di questi, con questi miti, con questa mitologia greca che è una mitologia nordica. Ora, praticamente che è successo? Il mondo miceneo, dopo quattro secoli, attorno al 1200-1100 a.C., è stato distrutto dall'arrivo di altri, i Dori o i popoli del mare. Praticamente il mondo miceneo non è sopravvissuto, si è interrotta la continuità storica e dopo è cominciato il cosiddetto Medioevo ellenico, un periodo, diciamo, negativo, in cui è andata dietro la storia, però si sono continuati a raccontare queste leggende per via orale, i cantori, gli aedi, i rapsodi, perché praticamente poi le leggende raccontate, diciamo, con la metrica, cioè sotto forma di poesia, rimangono per molti secoli, se le continuate a raccontare, poi finalmente nell'ottavo secolo avanti Cristo le hanno messe per iscritto, però gli studiosi hanno trovato che la modalità di scrivere di Omero sembra molto antica, diciamo una tradizione orale che forse risale addirittura prima della civiltà micenea, e questo l'ha trovato anche un professor Kirk, sempre di Cambridge, e confermerebbe la mia teoria. In pratica, cioè, ci si è persa la continuità storica, è quella che erano le storie degli antichi che i micenesi raccontavano, per dire, i nostri nonni venivano da lì, che poi erano omoni, che nelle prime tombe erano omoni alti più di 1,80 m, probabilmente biondi come quelli che degli eroi omerici. Praticamente queste storie poi si sono state messe per iscritto secoli dopo, ma praticamente erano state trasposte da quella che era la loro storia nel mito, cioè fuori dello spazio e del tempo. Però a questo proposito vorrei dire ancora una cosa importantissima: se tutta questa storia che vi sto raccontando stasera è vera, sulla storia che già conosciamo non cambia nulla, cioè la storia romana, la storia greca, ma la storia dell'Europa comincia praticamente con gli annalisti romani e con gli storici greci, con Erodoto, cioè diciamo metà del primo millennio avanti Cristo. Prima è già mito, leggenda, un mix di entrambi. Se quello che vi sto raccontando è vero, Omero sposta indietro di 1000 anni la storia della preistoria europea, che sarebbe nata nel nord, e noi abbiamo proprio una fotografia con Omero di fatti storici, perché l'Iliade racconta, chiunque la legga, diciamo, senza pregiudizi, si accorge che è una cronaca di un fatto storico, a parte gli dei che chiaramente sono messi lì a rendere più bello il discorso, ma in realtà è un fatto storico realmente accaduto. Torniamo indietro di 1000 anni rispetto all'attuale datazione della storia europea, che comincia molto dopo i Fenici, dopo gli Assiro-Babilonesi, dopo i Sumeri, dopo gli Egizi. Invece noi, stiamo avviando alla conclusione del tempo, vorrei dare la parola ad Edoardo. Edoardo, abbiamo qualche ultima considerazione? Allora, ricordo il libro dell'ingegnere Felice Vinci, Omero nel Baltico. Io la volevo ringraziare, ingegnere, della disponibilità che ci ha dato nel raccontare i suoi studi e le sue ricerche, e quindi diciamo così, voglio salutare anche gli spettatori che ci hanno ascoltato. Continueremo con i prossimi appuntamenti con gli autori, anch'io mi associo ai saluti, ingegnere, stiamo progressivamente negli appuntamenti e nelle tappe con gli autori, ripercorrendo questo filone parallelo di storia oltre la storia, che accanto ad una storia classica che vede la nascita delle civiltà nel bacino felice del Mediterraneo, associa una possibile rilettura del dato e del momento storico, grazie anche alle diverse teorie che vengono portate dagli autori che di volta in volta si collegano in studio con noi. Io ringrazio la regia, ringrazio tutti i nostri amici telespettatori, vi ricordo che per qualunque dubbio o qualunque curiosità è possibile rivolgere le domande all'indirizzo mail di redazione tvcity.it, e vi do appuntamento alla
settimana prossima per un nuovo appuntamento con la rubrica La Storia Oltre la Storia, appuntamento con gli autori. Grazie ingegnere, grazie ai nostri telespettatori, restate sintonizzati sul nostro palinsesto e sul canale 113 di TV City. Grazie a te Edoardo di essere stato con noi questa sera. Grazie. Appuntamento alla prossima settimana, un cordiale ben trovato da Salvatore Perini. Grazie.